Buongiorno, buongiorno e ben trovati dentro la notizia. La nostra rassegna stampa quotidiana. Come sempre, vedremo i titoli principali per ehm, i due maggiori quotidiani locali, eh, quelli su carta stampata. Naturalmente, la provincia di il Messaggero. Nella seconda parte, come sempre, invece andremo a vedere quelli che sono i titoli principali scelti dai quotidiani telematici locali e eh, daremo anche un'occhiata a quelli nazionali. Eh, cominciamo subito allora. Con, mh, con i titoli di Provincia e Messaggero argomenti eh, diversi sui due eh, quotidiani andiamo a vedere ad esempio la provincia che titola eh, su eh, questo uh, ticket di 130 euro sui bus turistici, questo il titolo della provincia, un titolo a tutta pagina. Colpo di mano della Giunta con una delibera ha tagliato fuori il Consiglio Comunale. Un errore potrebbe vanificare la fuga in avanti. Eh, L'atto introduce anche l'importo di 80 euro al giorno. Quindi il titolo anche nella pagina interna, tassati. I bus turistici, ma la delibera è sbagliata. Colpo di mano della giunta che ha evitato il passaggio in consiglio comunale. Errore nella formulazione dell'atto che prevede due tariffe diverse: 80 e 130 euro per il ticket. Questo eh, è quanto scrive il quotidiano eh, La Provincia. Eh, e, e su questo argomento, noi possiamo eh, proporvi comunque anche eh, quello che è il servizio che abbiamo realizzato. Vediamo. Alla fine la tassa sui bus turistici è arrivata. La Giunta, assente solo l'assessore Giorgio Venanzi, lo scorso 24 maggio, evitando il passaggio in Consiglio Comunale con un colpo di mano, ha approvato la delibera 166 che prevede a carico dei bus turistici diretti all'interno della ZTL un ticket di accesso in grado di consentire anche la fermata negli stalli predisposti nelle vie cittadine per le operazioni di discesa e salita dei passeggeri. Una delibera che già nasce tra mille polemiche considerati non arrivati nelle scorse settimane dai consiglieri comunali di opposizione che hanno indotto la maggioranza del sindaco Pietro Didei a fare marcia indietro evitando di portare l'atto all'attenzione del Consiglio Comunale. Ora ci prova l'aggiunta, ma al primo colpo non ci riesce. Questo almeno stando alla valutazione della delibera elaborata e approvata in base ad una proposta del Comando di Polizia Locale. In fase di stesura dell'atto, nella seconda pagina, viene riportata una cifra pari a 80 euro al giorno di ticket da applicare ai bus, mentre nello stesso atto, ma alla pagina 4, si parla di un ticket di accesso di 130 euro al giorno. Errore a parte rimane il problema politico, che potrebbe ora determinare nuove prese di posizione da parte della minoranza. Questa dunque è la situazione per quel che riguarda appunto la tassa sui turisti, una eh, notizia che eh, troviamo anche sulla pagina del quotidiano il Messaggero. Turismo, la giunta delibera la tassa sui pullman. Questo infatti, è infatti il titolo scelto dal quotidiano il Messaggero, il eh, documento però potrebbe essere inefficace perché conterrebbe un errore formale, titolo che dunque eh, troviamo anche sulla pagina del Messaggero, che però sceglie un'altra apertura, mh, ovvero le elezioni a. Santa Marinella perché Bacheca, fronti, ultimo atto, questo infatti è il titolo scelto dal eh, quotidiano, uh, dal quotidiano mh, Il Messaggero. Per la prima volta Santa Marinella si vota con il sistema del ballottaggio, iniziano oggi le operazioni preliminari ai seggi per le elezioni di domani e lunedì, questo appunto verso il voto di lunedì, così scrive il eh, quotidiano. Uh, il quotidiano. Eh, il messaggero. Naturalmente notizia questa sulle elezioni a Santa Marinella che troviamo anche nella pagina del quotidiano. Eh, la provincia, Santa Marinella, fiato sospeso prima del verdetto sulla sfida tra Bacheca e Fronti, questo è quanto scrive invece eh, la provincia. Vediamo il titolo anche nella pagina eh, interna, eccolo qua, elezioni, mh, la pausa prima del verdetto. Santa Marinella, dopo due settimane di fuoco, candidati sindaco in silenzio prima dell'apertura delle urne, Bacheca che aveva ottenuto il 45-69% al primo turno e sostenuto anche da Fratturato Fronti, che al primo turno aveva ottenuto il 33-0,1%, ora è appoggiato anche da Sinistra Ecologia e Libertà e Socialisti. Questo eh, è quanto scrive il quotidiano eh, la provincia su questa eh, questione del ehm, su questa questione naturalmente del. Eh, del, delle elezioni a Santa Marinella. Eh, altra notizia eh, molto importante che troviamo sulla pagina del quotidiano La Provincia è questa eh, di cronaca eh, giudiziaria, ovvero eh, il palazzo di piazza 24 maggio che è stato dissequestrato. Questo è infatti il titolo del quotidiano La Provincia, piazza 24 maggio, dissequestrato il palazzo, firmata dal giudice per le indagini preliminari l'ordinanza per la rimozione dei sigilli, abuso sanato grazie alla delibera consigliare dello scorso 26 novembre. Vediamo il titolo anche nella pagina interna, dissequestrato il palazzo di piazza 24 maggio, questo è il titolo eh, interno, il GIP Buona Calvagna ha firmato ieri eh, l'ordinanza che toglie i sigilli allo stabile, l'abuso sanato della delibera del Consiglio Comunale del 26 novembre scorso, troviamo anche questa eh, precisazione nella pagina eh, interna del quotidiano La Provincia. Il mh, sequestro del Palazzo 24 maggio e la conseguente eh, indagine eh, era, eh, è stata una eh, indagine che eh, è stata molto importante, una tra le più importanti che ha coinvolto anche la politica cittadina. Eh, Cittadina, eh, e allora andiamo a vedere il servizio su questa eh, decisione del GIP di ieri. Il palazzo di piazza 24 maggio è stato dissequestrato. Lo stabile, che è stato al centro di una delle indagini giudiziarie che più hanno fatto discutere, che hanno fatto tremare la politica cittadina, dunque a brevissimo non avrà più i sigilli imposti dalla Procura. A firmare l'ordinanza di sequestro è stato il giudice per le indagini preliminari Federico Bona Calvagno, accogliendo di fatto un'istanza presentata dall'avvocato Stefano Bonifazzi, legali di Romina Tocchini, Gianni e Daniele De Paolis, titolari della società che stava costruendo il palazzo. L'elemento fondamentale che ha di fatto sbloccato la situazione è la delibera del Consiglio Comunale del 26 novembre dell'anno scorso, che di fatto ha approvato la variante che ha sanato l'abuso, trasformando quell'area che inizialmente era destinata ad un uso pubblico. Forte di quella nuova delibera, l'avvocato Bonifazi ha presentato una nuova istanza al GIP che sembra abbia ricevuto parere favorevole anche da parte del pubblico ministero Alessandro Gentile, oggi titolare dell'indagine ereditata da Pantaleo Polifemo e che era passata anche sulla scrivania di Edmondo De Gregorio. I sigilli al palazzo è molto probabile che materialmente verranno tolti lunedì prossimo dai carabinieri che hanno condotto l'inchiesta e che erano stati apposti il 7 settembre del 2010. Naturalmente la decisione del GIP non inficia minimamente il processo, oggi alla fase dibattimentale, e che vede sul banco degli imputati ben dieci persone tra tecnici della ditta e di Palazzo Del Pincio, che hanno rilasciato i permessi a costruire. Questa dunque è la situazione per quel che riguarda il palazzo di Piazza 24 Maggio, um, argomento che sicuramente farà ancora uh, discutere. Andiamo a vedere invece il uh, titolo centrale per quel che riguarda il quotidiano la, uh, Il quotidiano Messaggero, troviamo questa notizia che riguarda i parcometri. Eh, parcometri ricchi, truffa blu sui 10 centesimi, questo è il titolo scelto dal quotidiano eh, Il Messaggero. In atto una vera beffa per pagare la sosta, accettate solo monete da 20 e 50 centesimi, questo è un caso che appunto tira fuori il quotidiano. Uh, il quotidiano uh, il uh, Messaggero. Che poi titola anche uh, su quest'altra notizia, ovvero uh, sull'ABC, ovvero lo screening sugli effetti uh, dell'aria inquinata. Si parla ovviamente di uh, salute eh, con visite e analisi gratuite per 1200 persone invitate dall'azienda sanitaria uh, locale. Un argomento questo che troviamo anche sulla pagina del quotidiano. La provincia, eh, eccolo qua, Asl e Authority, parte lo studio eh, sull'inquinamento fortemente voluto dal procuratore Amendola. Vediamo il titolo anche nella pagina eh, interna. Eccolo qua, uno studio sugli effetti dell'inquinamento. Questo è quanto si legge sulla pagina del quotidiano eh, La Provincia. Il progetto dell'Asl finanziato dall'autorità portuale è stato fortemente voluto dal procuratore Gianfranco Amendola. Saranno coinvolti 1200 residenti nel comprensorio di Città. Eh, vita vecchia, questo è quanto scrive il quotidiano La Provincia eh, su, questo, oh, su questo argomento. E poi eh, si parla naturalmente anche eh, di, altri, eh, di altre notizie, c'è ad esempio questa sul, su un incidente avvenuto in zona eh, industriale, eh, questo è infatti il titolo che troviamo sulla pagina del quotidiano. Eh, la provincia e poi c'è l'articolo anche nella pagina interna, eccolo qua, eh, incidente in zona industriale, scontro tra un'auto e un furgone, questa mattina tre le persone finite eh, in ospedale, questo è quanto scrive appunto il quotidiano eh, La provincia, ma troviamo questo titolo anche nella pagina del quotidiano Il Messaggero con eh, questa eh, foto. Centrale, eh, carambola sulla mediana, tre feriti, questo il titolo: incidente spettacolare, scontro tra un'auto e un furgone. Tre persone sono rimaste ferite in via delle vigne, prolungamento della mediana, un furgone e un'auto si sono scontrati, il furgone si è capovolto. I feriti non sarebbero gravi. Per fortuna, questo appunto è quanto scrive il mh, quotidiano Il Messaggero. Poi eh, altre eh, notizie eh, naturalmente, quella ad esempio che troviamo sulla pagina del eh, quotidiano eh, La eh, Provincia eh, riguarda la eh, capitaneria eh, di porto con eh, questo titolo Capitaneria di Porto eh, Tarsia eh, al posto di eh, Vella questo eh, è quanto scrive eh, la Provincia ieri mattina la cerimonia militare del cambio al vertice del eh, reparto il titolo lo troviamo anche nella pagina interna, guardia costiera, cambio al vertice. Cerimonia ieri mattina al forte alla presenza dell'ammiraglio Angrisano. Il comandante Vella ha passato il eh, testimone Giuseppe Tarzia, o Tarzia sinceramente non so quale sia la pronuncia giusta. Magari cerchiamo di scoprirlo con l'intervista che ha realizzato per noi proprio eh, ai eh, due personaggi protagonisti ieri al forte Michelangelo, realizzati come dicevamo dalla nostra Cristina Gazzellini. Vediamo. Comandante, lascia il porto di Civitavecchia dopo un anno intenso con quello che l'ammiraglio ha definito uno scippo. Sì, lascio il porto di Civitavecchia esattamente dopo 15 mesi, un periodo diciamo come dicevo breve ma molto intenso, che ho vissuto veramente con autentica passione e consapevole del ruolo, del ruolo di comandante del porto e di direttore marittimo del Lazio. Poi lo sappiamo tutti, il porto di Civitavecchia è un po una realtà veramente importante, dove praticamente. La perizia, tecnico nautica, la cultura della sicurezza per tutte le attività che si svolgono, la collaborazione con gli altri enti, in primis con l'autorità portuale, che c'è stata ampiamente, sono determinanti per il buon andamento generale delle cose. Comandante, un benvenuto nel porto di Civitavecchia, quindi le hanno lasciato insomma, un incarico pesante, pesante ma molto molto stimolante con un porto in crescita. Sì. Sì, decisamente sì, grazie della, delle belle parole che anche lei ha usato. Grazie dell'ospitalità della città di Civitavecchia. Eh, tutti sproni, stimoli a far bene, a continuare a far bene. E poi eh, è un porto che merita di far bene, è un territorio che merita di far bene, è una regione, visto che l'incarico è anche quello di direttore marittimo, che merita ogni, eh, che si dedichi ogni risorsa. La connotazione marittima e quella ambientale. Del territorio è veramente di assoluto pregio e rilevanza. Il porto di Civitavecchia è un porto leader del Mediterraneo per un segmento particolare che è quello delle crociere, non è il caso di soffermarsi su questi dati che ormai sono patrimonio di tutti. Quello che deve essere nostro patrimonio è concorrere a conservare questi primati, queste posizioni leader ed accrescerle tutti quanti assieme. Queste dunque le impressioni dei due comandanti che si sono avvicentati alla, eh, al comando della Capitelleria di Porto di eh, Civitavecchia raccolte eh, dalla nostra Cristina Gazzellini. Andiamo avanti perché c'è ancora cronaca sulla pagina del quotidiano La Provincia con la notizia che riguarda eh, il blitz antidroga eh, avvenuto appunto. Da, è stato messo appunto dalla uh, polizia qualche eh, giorno fa, uh, ci sono stati gli interrogatori di garanzia, droga, tutti zitti davanti al Jeep, questo il titolo scena muta dei giovani coinvolti nell'indagine della polizia, probabile ricorso al Tribunale della Libertà. In pratica appunto eh, questi eh, giovani che sono stati coinvolti in questa vicenda hanno fatto tutti scena muta ieri nel corso dell'interrogatorio di garanzia eh, che si è svolto appunto di fronte alla giudice. Per le indagini preliminari. Eh, andiamo a vedere altre notizie che arrivano invece dal comprensorio. Lo facciamo sempre sulla uh, pagina della provincia mh, perché c'è ad esempio questa notizia che riguarda uh, gli incendi uh, estivi e ci sono squadre uh, di, uh, dei vigili del fuoco anche a, a Tarquinia. Questo è quanto scrive il quotidiano La Provincia, dopo che c'era stata qualche polemica sull'assenza eh, di eh, un sito dei vigili del fuoco oh, per quel che riguarda appunto eh, la zona di Montalto di Castro e Tarquinia eh, durante questa estate, adesso arriva questa eh, notizia, ovvero incendi, squadre dei vigili del fuoco anche a Tarquinia, questo è il titolo, vertice infatti ieri alla Regione Lazio, è stato siglato l'accordo di programma per la campagna antincendio boschivo 2013, pompieri anche a Fiumicino, aumentano a 12 gli elicotteri a disposizione nel territorio regionale, mentre saranno 200 le associazioni e i gruppi comunali di volontariato con circa 3.000 uomini, questo è quanto scrive appunto il quotidiano La Provincia mh, su questa eh, notizia. Eh, e poi, eh, poi c'è la scuola perché naturalmente ormai siamo vicini agli esami di maturità, davvero molto vicini, è iniziato infatti il conto alla rovescia per la prima prova. Esami di maturità per 600 studenti, questo è il titolo scelto dal quotidiano eh, dal quotidiano oh, La Provincia. Titolo che troviamo anche nella pagina interna: Esami di maturità. Inizia il conto alla rovescia. Questo è il titolo. Circa 600 studenti chiamati a misurarsi con la prima prova. Vediamo allora il servizio della nostra eh, Sonia Bertino eh, riguardo oh, a questo esame di maturità che eh, fa sempre molta paura a chi deve affrontarlo. Vediamo. Studenti del quinto anno di scuola superiore al nastro di partenza, la campanella che darà il via ai tanto agognati esami di maturità è pronta a suonare. Sono all'incirca 600 ragazzi civita vecchiesi, bocciatura a parte, che il 19 giugno torneranno fra i banchi di scuola per affrontare la tradizionalissima prova d'italiano. Il saggio breve o l'analisi del testo. E la caccia alle possibili tracce della prima prova è subito iniziata. Per quanto riguarda l'analisi testuale, traccia A, i ragazzi potranno solo escludere dall'elenco gli autori usciti negli ultimi anni, anche se non è detto che non possano essere riproposti. Diversa la storia invece per il saggio breve o l'articolo di giornale traccia B, il tema storico traccia C e il tema di attualità traccia D. Basta solo andare a ripassare quanto successo in quest'ultimo periodo: dalla morte di Rita Levi Montalcini alle dimissioni di Papa Ratzinger e all'elezione di Papa Francesco, senza dimenticare, il Primo centenario del suffragio universale, o ancora la crisi economico-finanziaria che sta colpendo non solo l'Italia, la diffusione di Internet in occasione dei suoi trent'anni di vita, lo sviluppo sostenibile. A seguire, poi, il 20 giugno alle otto e mezza si svolgerà con differenti modalità in base alla tipologia dell'istituto e all'indirizzo di studi, la seconda prova. La terza si svolgerà invece il 24 giugno. Gli esami orali invece prenderanno il via il 27 giugno e dovranno concludersi entro il 18 luglio 2013. E per la felicità dei ragazzi, il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato online gli elenchi con la composizione delle commissioni, suddivisi in ordine alfabetico in base alla città. In questo modo i ragazzi potranno scoprire quali commissari esterni valuteranno le loro prove e iniziare non solo a fare qualche pronostico, ma a cercare informazioni sui decenti che comporranno la commissione. E questa dunque è la situazione in vista degli esami di maturità di eh, quest'anno. Siamo arrivati a questo punto alla pagina dello sport. Andiamo a vedere quali sono appunto gli argomenti principali riportati sulle pagine sportive di Messaggero e Provincia. Cominciamo dal Messaggero che titola eh, su il eh, pugilato. Silvio Branco eh, combatterà al fattori terme out. Questo è il titolo scelto dal quotidiano. Eh, dal quotidiano il eh, Messaggero, un titolo che eh, troviamo anche sulla pagina del quotidiano La Provincia, eh, eccolo qua, eh, il match Branco a Apoia si farà allo stadio Fattori, questo il titolo per quel che riguarda appunto Ehm, questa notizia eh, di eh, box. E poi eh, si parla anche eh, la, di pallanuoto, naturalmente, perché c'è questo eh, importante appuntamento oggi per l'SNC che si gioca i play-off a Roma, così come titola appunto il quotidiano, eh, la eh, provincia. Titolo anche questo che troviamo nella pagina del quotidiano oh, Il eh, Messaggero, eccolo qua: a ultima gara di campionato della SNC contro Roma, questo eh, è quanto scrive anche il Messaggero su questo eh, argomento, mentre per quel che riguarda la provincia, troviamo anche una notizia eh, di calcio oh, perché eh, ci sono le prime trattative eh, di mercato per quel che riguarda naturalmente le formazioni Civitavecchiesi che partecipano ai vari campionati eh, di calcio, a cominciare dalla Serie D con il Civitavecchia Calcio, anche se è arrivata eh, la retrocessione in Eccellenza, ma naturalmente anche le altre squadre del, eh, di Civitavecchia, come la compagnia portuale e del comprensorio, come Tolfa e Santa Marinella. Bene, questo, eh, è qua... Quanto per quel che riguarda la nostra prima parte della rassegna stampa dedicata, come avete visto, alla carta stampata, nella seconda invece andremo a vedere che cosa propongono i quotidiani telematici. Lo facciamo subito dopo questo breve spazio pubblicitario. A tra poco.